l'introduzione parte dal tema, in questo caso, ma perché questo non è un tema, è una citazione in realtà. Il tema che abbiamo scelto per questa ripresa di attività del forum non è un tema casuale. Tra le ragioni che ci hanno rallentato, diciamo, in questo periodo c'è stata una perdita, che è stata una perdita per personale e organizzativa per tutta, molti di noi e per questa città, ed è stata la morte di Garganico. E Garganico è stato un grandissimo sostenitore di questo tema, tantissime volte ci ha invitato e ci ha spronato a lavorare sul tema della demografia. Per noi iniziare da questo tema era innanzitutto ripartire da una citazione e anche dal riconoscimento di una difficoltà e di una mancanza che sentiamo, che è quella di una persona che per noi ha voluto dire molto. Quindi ripartire da questo tema è un omaggio a lui e uno sguardo al futuro contemporaneamente. Il futuro, ed è, l'abbiamo voluto legare a questo, la riflessione sulla demografia, perché se noi pensiamo al futuro guardandolo in avanti, siamo portati a credere che il futuro sia una specie di evoluzione un po' diversa di quello che sperimentiamo oggi. Sarà più o meno simile, ma diverso in alcune cose. Se invece guardiamo all'indietro, ci accorgiamo che la prevedibilità degli eventi sociali non è poi così grande come ce le immaginiamo. Ho letto di recente un breve testo che faceva questa considerazione. Diceva, se noi guardiamo, lo chiudo velocemente anche se non sembra, se noi guardiamo com'era l'Europa nel 1900, grande pace, Europa al centro del mondo, situazione tutto sommato che si aveva l'idea che potesse essere abbastanza sotto controllo. Nel 1920 c'era stata una guerra mondiale, l'Europa non era più al centro e stavano emergendo USA e Giappone, che prima non contavano niente, erano poco più che grosse colonie. La Germania aveva subito quello che aveva subito ed era uno stato in ginocchio e sembrava che non si sarebbe ripresa per lungo tempo, la Russia era diventata comunista. Così era il mondo. Nel 1940 la Germania non era proprio in ginocchio. Il mondo era completamente cambiato nelle sue cornici, la Russia era rimasta comunista ma si era alleata con i nazisti, il Reich era la grande potenza del momento e si pensava magari non millenni, ma qualche centinaio d'anni o qualche decina d'anni avrebbe continuato a mantenere la sua egemonia. E nel 1960 sappiamo tutti cosa è successo, cioè se noi guardiamo di vent'anni in vent'anni, col senno di poi, la prevedibilità non c'è. Se invece noi immaginiamo il futuro, ci sembra che chissà perché potrebbe essere più prevedibile. Allora, ci sono alcune questioni che ci saranno, i macro trend. La demografia ha un margine di prevedibilità, poi ci dirà se è vero, però ci sembra che abbia un margine di prevedibilità. Il cambiamento climatico, ai noi, ha degli elementi di prevedibilità, dei range di cambiamento, ma non possiamo immaginarci che questa questione nei prossimi vent'anni sarà completamente risolta, forse neanche inizialmente. Alcuni trend determinano il futuro, sono già attivi e lo determineranno. Quelli sono gli elementi che in qualche modo ci possono gettare degli squarci di luce per immaginare qualche elemento di prevedibilità del futuro. In questo senso conoscerli ci aiuta a essere preparati. Per questo ci siamo rivolti a Patrizia Farina, che poi si presenterà meglio, ma che su questo ha esperienze e competenze importanti, e a una persona che conosciamo tutti bene, che è Beppe, che dice no, ma io sono cultore della materia, però è un cultore sofisticato della materia, nel senso che chi lo segue da tempo sa che anche Beppe su questo lavoro sui dati territoriali ha lavorato tanto e con passione e con riflessioni. Quindi l'impostazione che abbiamo pensato è questa: Beppe ci aiuta a capire cosa succederà, cosa potrebbe accadere, cosa sta succedendo con alcuni dati sul nostro territorio, e poi collochiamo questo in uno scenario un po' più ampio.
siccome almeno nella parte di Beppe, sono certa che dati ce ne saranno e materiale anche da parte della professoressa Farina, vi anticipo già che sui siti delle organizzazioni coinvolte nel forum ci saranno tutti i materiali che vi potrete scaricare, quindi troverete da Ecoinformazioni come sempre sul sito di Conf e sul sito di Aclis, se metteremo disponibile tutto il materiale per averlo, quindi il PowerPoint che presenteremo oggi. Passo direttamente la parola al cultore della materia. Vuoi uscire da lì? In che senso? Andare a recuperare la cosa. Ok. Ingegnero.